Io prima di essere europarlamentare sono stata giornalista d'inchiesta, mi sono occupata per 10 anni di cronaca nera e giudiziaria, quindi ho avuto modo di incontrare vittime, ho avuto modo di incontrare colpevoli, forse in un momento in cui però questo percorso non era stato fatto, il percorso di riavvicinamento, perché io di solito li incontravo in tribunale, quindi era il momento forse più difficile. E però sapevo quando scrivevo un articolo che parlavo di persone e che dietro queste persone c'erano delle storie, c'erano delle narrazioni, delle motivazioni, dei dolori. E quindi questo per me è sempre stata una cosa da tenere molto presente e di cui essere molto consapevole. E credo anche però che da parte dei cittadini italiani ci sia una scarsissima consapevolezza del fatto che le pene non sono una punizione, ma debbono essere una riabilitazione. E quindi quando Maurizio Molinari mi ha fatto conoscere il podcast e poi il libro di Io ero il Milanese, per me è stato un ritornare un po' al lavoro che avevo fatto e poterlo sviluppare meglio come europarlamentare, anche la possibilità di cercare di portare anche a Bruxelles questo spettacolo, infatti stiamo lavorando proprio in questo senso. E poi conoscere la realtà appunto del carcere di Padova, che è una realtà molto particolare. Io sono venuta già ieri e sono andata a fare l'aperitivo in una pasticceria che si chiama Pasticceria Giotto, che so che è una creazione, diciamo così, che arriva dal carcere di Padova. Questo è un fiore all'occhiello del carcere. In realtà però i carceri appunto non sono così in tutta Italia. Sappiamo che ci sono tanti carceri dove le persone entrano mezze delinquenti ed escono che sono delinquenti del tutto perché hanno affinato le loro capacità, magari anche delinquenziali. E questo non avviene solo in Italia, in realtà avviene anche in altri paesi d'Europa, paesi dove la popolazione carceraria è più alta, penso per esempio alla Germania, alla Francia, alla Spagna. E su questo tema è vero, il Parlamento europeo e le istituzioni europee non hanno una competenza diretta sulle questioni del carcere, però ci sono stati alcuni studi, alcune risoluzioni che sono secondo me estremamente interessanti. C'è uno studio molto recente del marzo del 2023 che parla appunto della questione della riabilitazione e quanto le condizioni del carcere siano fondamentali per un vero processo di riabilitazione, condizioni del carcere che chiaramente sono anche strettamente legate all'investimento che viene messo sul carcere. E quindi si fa anche uno studio di quelli che sono gli investimenti che i vari paesi europei mettono sul carcere. Per esempio i paesi dell'est, che sono quelli dove le condizioni carcerarie sono più precarie, investono intorno a 50 euro a detenuto. E i paesi come l'Italia, quindi Spagna, Germania e Francia, intorno ai 100 euro. I paesi invece del nord hanno un investimento molto più alto ed è esattamente in questi paesi dove la riabilitazione funziona e quindi non va vista come una spesa investire sul carcere, ma appunto come un investimento, perché poi queste persone non torneranno a delinquere e sarà un beneficio per l'intera società. Volevo sottolineare rispetto, ci sono, come si diceva prima, delle raccomandazioni della Commissione per creare degli standard comuni a livello europeo, ci sono delle risoluzioni del Parlamento che appunto invitano la Commissione a fare in modo che gli Stati membri adottino norme comuni nei carceri, ma secondo me una di queste risoluzioni pone l'accento, ed è importante ricordarlo, pone l'accento sul fatto che la Commissione dovrebbe dare la possibilità agli Stati di utilizzare i fondi strutturali dell'Unione Europea anche per investirli sul carcere, quindi sulla possibilità di riabilitazione dei detenuti. Io vi voglio lasciare con giusto una riflessione. E io credo che le pene forse dovremmo pensare a che cosa sono le pene nella società, a che cos'è il carcere nella società, a chi finisce in carcere. Forse in realtà se prima di pensare alla riabilitazione nel carcere cominciassimo a pensare a risolvere i problemi sociali prima che si arrivi a un delitto, prima che si arrivi a una pena, forse questa sarebbe la vera grande sfida. Perché come dice Nils Christie in un bellissimo libro,
In realtà molto spesso si usa il carcere come mezzo per risolvere un problema che non si riesce a risolvere nella società. Un problema sociale che non viene risolto viene risolto in maniera veloce con la pena, col carcere, con l'aumento delle pene. In realtà forse la vera sfida è proprio risolverlo fuori dal carcere, risolvere i problemi sociali prima di tutto. E credo che questa sia la sfida che noi politici dobbiamo avere e dobbiamo tenere molto presente. Grazie.